Allora, abbiamo sostanzialmente buttato roba addosso. Ha detto che siamo a scuola un'altra volta. C'è qualcuno che c'è, continua a raccontare. Volete fare domande, volete commentare, volete andare a casa subito che vi siete addormentati, cioè decidete, vedete voi. Noi siamo qua, se c'è qualcuno anche dal pubblico, loro sono stati, non so, selezionati, o vi siete proposti o siete stati eletti spintaneamente? Ah, ok, bravi, bravi. Nota negativa, non c'è neanche una donna, guardo da Giorgia, nota negativa, non c'è neanche una donna. No, lo dico, lo sottolineo. Nota negativa, non c'è anche una donna. Io Alberto l'altro giorno gli ho detto: mi raccomando, verifica che ci sia meno qualche ragazza, no? Niente, è arrivato qua, otto ragazzi. Vabbè, va bene. Vai, chi parte per chi rompe il ghiaccio? Posso fare le cose così. Ragazzi, vi siete anche preparati, vi abbiamo tramortito di cose, cioè. Dai, dai, tu mi sembri preparato, dai. È cominciare, trovare un punto dove cominciare non è Trova un semplice. punto, chi se ne frega. Tanto non vediamo il voto stasera. Oh, vabbè, ci mancherebbe. Un buon punto dove cominciare potrebbe essere l'inizio, quindi dal tuo punto, da dove hai cominciato te. E quindi dalla lista, dal fatto che hai detto per l'appunto che il lavoro bisogna crearselo. E sta cosa è interessante perché è proprio vero, perché come hai detto, per esempio, le app, uno magari decide di ha un'idea, decide di creare un'applicazione che secondo lui è innovativa, il lavoro se lo crea in quel modo e sostanzialmente guadagna più di molte altre persone che hanno fatto qualcosa di più grande, no? Quindi credo che nelle piccole cose una persona, se ha un'idea, con questa potrebbe sostanzialmente creare qualcosa di grosso. Poi un'altra cosa. Posso risponderti su, man mano? Così magari può Sì, no, essere ci il punto. mancherebbe, cioè, sono No, qua. no, no, ma è perché probabilmente può diventare interessante. Ti dico questa cosa: non innamorarti della tua idea. Innamorati della tua idea, non innamorarti della tua idea. Cioè, nel momento in cui tu hai un'idea, perfetto, innamorati nel senso che se sei convinto, portala avanti. Con tutto l'impegno, dedizione, eccetera, eccetera, ma prima di arrivare a quello stato lì, sii pragmatico nel sviscerarla, nel dividerla come un, cioè proprio spezzarla il più possibile, verificare cosa c'è già, in modo tale che quando partirai, perché se no c'è il rischio, spesso e volentieri ci innamoriamo delle nostre idee, non guardiamo cosa c'è intorno, la nostra idea è una figata, Rimaniamo delusi. poi no, non è che rimani deluso, poi ti guardi quando esci dal tuo mondo e vai nel mondo reale, c'era già fatta meglio. Ok? Quindi non innamorarti della tua idea, innamorati della tua idea. Ok? Scusa. Sì, no, ci mancherebbe. E un'altra cosa, dato che cioè, non avevo pensato esattamente alla domanda da fare, però visto che stavo parlando della presentazione che hai fatto. Quando hai fatto le slide dei lavori che nessuno avrebbe mai pensato, no? Come per esempio il pilota di droni e cose del genere, no? Ho letto per esempio una cosa su quello dell'astronomo virtuale che creava, ok, esatto, e ho letto la parola Oculus Rift, questa cosa della realtà virtuale, e io mi chiedo. Vedendo che questo progetto è cominciato con tutt'altro progetto, cioè praticamente loro pensavano di fare una cosa per i videogiochi, però alla fine è finito che l'ha comprato Facebook e che ci sono applicazioni, come hai fatto vedere, per esempio l'astronomia. E volevo cercare di capire se molte volte la propria idea, quando si pensa verso una certa direzione, finisce che alla fine si finisce su completamente un altro binario. Ti faccio un esempio vicino a voi, mondo videogiochi, ok? Adesso io non so, mostro la mia età, cioè, capito? Quando è uscito, adesso non mi ricordo, c'è la PlayStation, poi c'è l'altro che si chiama Sì, vabbè. Xbox, ok? Che ha quegli accessori per giocare, per fare gli allenamenti, eccetera, eccetera. Uno dei grandissimi campi di applicazione è la riabilitazione. Non è nato ovviamente per fare riabilitazione a Xbox, non l'hanno probabilmente pensata per quell'uso lì. Uno dei grandissimi campi è stato quello.
Ma questa cosa ce l'ha insegnata tantissimo, scusate se vi do le spalle, ma risponde lui, ce l'ha insegnata tantissimo Apple, non solo uno sponsor di Apple, malgrado abbia solo prodotti Apple, ma quello è un altro discorso. Quando è uscito il primo device, lui ci ha dato, cioè lui, chi ha sviluppato il prodotto, ha dato una scatola vuota, ma con determinate caratteristiche. E il valore di quella scatola vuota l'ha fatto che ha avuto la capacità di interpretare quella componentistica e su quella componentistica creare l'applicazione a valore aggiunto. È stato quello il valore di quello strumento, perché non sono usciti con uno strumento fatto e finito. Ho detto, io vi ho dato delle caratteristiche, adesso giocate con le caratteristiche. Ingegnere, corretto? E poi, ma il vero valore è stato il non uscire con un prodotto finito che ha 10 funzioni, usate le 10 funzioni. Vedo un prodotto che ha funzioni, non dico infinite, ma la capacità è la vostra fantasia. E vi do gli strumenti per gestirlo al meglio. Qual è poi l'altro aspetto che può essere visto sotto due aspetti, positivo e negativo, è che l'hanno vincolato in termini di hardware, ad hardware ben preciso, con linguaggio ben preciso, per cui hanno facilitato tutto questo meccanismo, l'hanno veramente abbattuto la barriera alla creatività delle persone. E poi avete visto cosa è successo, adesso non so dirti milioni di app oggi esistenti, tante sono cloni una dell'altra eccetera, ma ci sono alcune che veramente, cioè, veramente lo stesso Steve Jobs quando ha pensato l'iPhone non se ne immaginava che qualcuno usciva fuori, cioè cosa ha messo in mano? Ha messo in mano uno strumento per la creatività delle persone, ha detto adesso voi fate lo strumento, è riempito, la gente l'ha riempito, non di fotografie, l'ha riempito di valore. Era vuoto, cioè davano 10 app, il meteo, il calendario, la posta, Safari, 10 app stupide. Il valore l'ha dato l'utente, l'hanno trasferito sull'utente, figata se ci pensate, lo sforzo di generare valore su un oggetto, dando le primitive, hanno aperto le primitive, usatelo, inventateci qualcosa. Mondo pazzesco. Quindi secondo te, se posso chiedertelo, mettendo in confronto, forse senza rischiare di uscire fuori tema, la decisione di Apple di chiudere il suo mondo, quindi di essere un mondo a parte e di avere il suo linguaggio unico, di avere i suoi blocchi, i suoi muri, ha aiutato questa cosa, questo sviluppo della creatività dei programmatori in confronto per esempio ad Android, allora, che non ha messo nessun tipo di barriera e che ha... Sono due filosofie che non vanno, cioè non è che una esco dell'altra, non è che una è giusta, una è sbagliata, una favorito, l'altra non favorisce, diciamo che sono veramente due mondi che vanno nella stessa direzione con due approcci ad affrontare la direzione. Non sono entrato certamente nella fase iniziale, quando tu rivoluzione un settore, il fatto di avere dei vincoli ha posto una semplicità di accesso. Il problema di sviluppo Android è che poi ogni device ha un hardware diverso, per cui diventa complesso. L'aggiornamento dei sistemi operativi, ogni device ha un aggiornamento diverso, però con quello successivo non funziona, cioè è un casino. Sicuramente, che cos'è l'opportunità? Che ha lasciato veramente totalmente aperto, per cui ha abbassato a livello ancora più basso la capacità creativa e di conseguenza ha lasciato ancora più libertà di esprimersi. Per cui non è un valore negativo, anzi, un valore positivo. Però chiaramente in un mondo più ampio, dove le variabili aumentano, ci sono nella libertà rischi che hai soluzioni che magari poi non si adattano a tutti i device che oggi ci sono in giro. Sono proprio due filosofie d'approccio, però alla fine entrambi perseguono un obiettivo o comunque una strategia che è stata quella di dare in mano le primitive alle persone, funzionare a costruire su un device le relative funzioni e personalizzarlo a seconda del proprio bisogno, del proprio settore, del proprio ambito, eccetera, eccetera.
Avete voi? Diciamo che io sono un amante delle soluzioni open, quindi invece io... No, secondo me, ecco, la cosa interessante da sottolineare, visto che avete tirato in ballo questo argomento, è il discorso dei market. Quella sia stata la vera innovazione, cioè c'è un ecosistema per la distribuzione delle applicazioni che prima non c'era. Al di là dell'hardware, che poi appunto è semplicemente il veicolo che permette l'implementazione dell'applicazione, il vero successo è stato la creazione della comunità, innanzitutto, quindi il fatto che ci fossero quelli che erano normali sviluppatori che si potessero ritrovare, scambiare esperienze, e in questo l'open aiuta, diciamo, ecco. Ed è open in questo anche Apple, in realtà è la piattaforma che, se vogliamo, è chiusa, ma l'approccio è open allo sviluppo. E la cosa nuova è stata appunto il dare la possibilità in pratica a chiunque, virtualmente a costo zero, di poter immettere nel market, che è appunto il posto in pratica, adesso non mi ricordo come si chiama quello di Apple, ma è il Google Play nel caso di Android. È posto. Qui ammetto la mia ignoranza invece io del mondo Apple. Quindi la possibilità a chiunque di metterlo a disposizione degli altri. E ne volevo approfittare per sottolineare poi un'altra cosa che poi di converso si traduce anche in quelli che poi saranno i lavori del futuro. Rimanendo in tema di digitale e di nuove tecnologie, che cosa è successo negli ultimi anni? E bene o male, forse addirittura voi siete così giovani che neanche ve ne siete accorti, ve ne siete resi conto. L'hardware di oggi, dove con hardware intendo il telefono, i PC, i tablet e quant'altro, sono così potenti, ma anche così complessi e complicati, che in realtà al mondo li fanno in veramente pochi. Se addirittura scendiamo a livello del silicio, cioè di chi fa i dispositivi fisici, le fonderie di silicio si contano grosso modo sulle dita di una mano in tutto il mondo, perché gli investimenti in gioco sono così elevati che appunto se lo possono permettere solo ditte come Intel, sostanzialmente, per intenderci, o simili. Di converso, però, avere così tanta potenza e virtualmente non sapere cosa farci, diciamo, sostanzialmente, ha spostato l'accento su dove c'è poi anche la parte di lucro, perché, come si diceva, non è che fare profitto è una cosa brutta, tra virgolette. E che cosa è cambiato? Che in realtà appunto ci sono dei substrati di base, che sono il tablet, il PC o quant'altro, virtualmente vergini, se vogliamo, dove in maniera relativamente semplice chiunque, con investimenti decisamente ridotti, perché scrivere software dopo tutto richiede un PC e poco altro, possono dare sfogo alla creatività di ciascuno. E quindi, se uno effettivamente ha l'idea rispetto al passato, secondo me è molto più facilitato, perché ha un'immediatezza molto maggiore. È un po' il concetto del web 2.0, cioè il fatto che c'è un'interazione continua con la comunità e con chi sta attorno, ecco. E questo appunto, al di là delle competenze necessarie, da i corsi, mica corsi, che uno appunto deve fare per padroneggiare le tecnologie. E c'è una frase che, se non erro, di Umberto Eco, che a me è sempre piaciuta. Anche lui è un semiologo, ma è appassionato di nuove tecnologie informatiche, che diceva che in realtà le tecnologie diciamo, esistono due tipologie di persone coinvolte con le tecnologie informatiche: quelle che le dominano e quelle che le subiscono, sostanzialmente. E di nuovo l'invito è a non essere dei fruitori passivi, quindi oh sì che belle le app, le scarico e le uso. No. Questo cambiamento di paradigma del meccanismo delle app e degli smart device è virtuoso e vincente se voi siete coloro che dominano le tecnologie e quindi le usate per sviluppare quelle che sono le vostre idee, perché erano cose che prima non si potevano fare, appunto, ma adesso in realtà c'è l'hardware potentissimo e quindi si può spostare l'attenzione su quelle che sono le applicazioni e investire in quello, ed è più semplice da affrontare che non produrre qualcosa. Vai, tu poi passa il microfono. Non so se qualcuno ha qualcosa da dire, se no... Davvero. Posso farvi una domanda? Ci mancherebbe. Mi date la vostra definizione di creatività? Quando io si dice, cos'è la creatività per te? È una bella domanda. No, cioè non vuole mettere in imbarazzo. No, sto pensando. Voglia. Credo che la creatività forse potrebbe essere la capacità di un individuo di creare qualcosa
che non esiste ancora. Quindi generare qualcosa che agli occhi di un'altra persona può essere un'innovazione, qualcosa che secondo qualcun altro può valere qualcosa. Per cui ha vincoli di ambito, settore, no, tipologia di lavoro, eccetera, eccetera? No, cioè sicuramente in confronto al lavoro chi ha più creatività, chi ha più idee, sicuramente potrà fare più passi nel mondo del lavoro. Ok, soprattutto se hai dato una risposta perfetta, sai? Cioè nel senso che se si mette la creatività la si assegna a lavori creativi. Cioè tu fai il grafico, sei un creativo, ok? Fai quel lavoro lì, sei un creativo. La creatività in tutti i lavori, tutti. Quando sei una segretaria puoi essere creativa. Se tu applichi la creatività a qualsiasi lavoro. Secondo aspetto, mi ricollego un po' al ragionamento di prima, il problema del marketing. Mi dispiace dirlo, però siamo in un'epoca in cui il marketing vince su tutto. Voi avete una bellissima idea, la sviluppate, non ne capite niente di marketing. Non ci andate sul mercato. È una di quelle competenze ormai trasversali che non potete non avere. Anche se non vi piacerà, perché magari farete l'ingegnere, per cui l'ingegnere del marketing ci si guardano un po' male, ma cioè volete questa soluzione, volete andare a studiare se c'è un approccio di marketing, allora un approccio di mercato ha una potenzialità di successo, altrimenti primo aspetto. Secondo aspetto, che anche questo è un aspetto che sembra quasi che quando si pronuncia faccio venire orticaria, l'aspetto commerciale. Qualsiasi cosa che voi penserete, studierete, farete, eccetera, eccetera, deve avere una commerciabilità, deve avere un mercato, deve avere un cliente. Se non ho un mercato, se non ho un cliente, solo alcune cose possono nascere, però non siamo su questo territorio, per cui non illudiamoci. Quando è nato Twitter, ma fino a ieri, ha speso milioni e non aveva un modello di business, allora generava utenti. Nel momento che un sistema genera utenti, all'epoca d'oggi, prima o poi un modello di business si trova, male che vada, advertising sarà a posto, che tanto è la strada più facilmente percorribile. Lì genera utenti, però ha perso milioni e milioni di euro ogni anno, su anno, non aveva un modello di business, lo stanno assestando adesso. A parte questi casi, il resto o ha un modello di crescita di business o altrimenti è destinato all'insuccesso. Perché? Perché a un certo punto le risorse personali finiscono e non vai avanti. E soluzioni in ambito digitale scalabili, che fanno utenti veloci, ci viviamo, secondo me, in un'epoca in cui, soprattutto nell'ambito del digitale, c'è una condensazione di pochissimi player, per cui per assurdo nel momento in cui sulla carta siamo dove tutti possono far tutto, cioè abbiamo un motore di ricerca, un social network, un distributore di video, cioè ci sono, guardiamo nel mondo dell'e-commerce, Amazon che governa, adesso Alibaba un altro player, ma stiamo parlando di due o tre player. Amazon, eBay, Alibaba, tre player che fanno la maggior parte del mercato dell'e-commerce a livello mondiale. Tre player. Siamo nel momento in cui, per assurdo, c'è la maggior concentrazione dei modelli di business. E invece ci raccontano che siamo nel momento in cui c'era libertà totale. Scusate, stavo partendo con una parolaccia, ma è vero, abbiamo la libertà, ma prendiamo l'onda lunga. È difficile scalare quelle cose lì. Difficile. Se siamo bravi a prendere un'onda, ma quante onde ci sono così grandi? Per cui evitiamo le illusioni in cui parto adesso nel garage, costruisco un nuovo Facebook e poi lo lancio. Ne ho visti tanti io che andavano sui palchi a presentare le start-up, dove la novità era che ero uguale a Facebook, avevano fatto una funzione in più, però il nostro fa questo, e che cazzo se ne frega, Facebook così lo implementa e già 2 miliardi di utenti collegati. Cosa vuoi fare? Lascia stare, vai oltre. Okay. Prego, qualcun altro? Li abbiamo annichilito, dai, non fate così. Siete addormentati? Segnale di vita, quanti anni avete? Quanti anni avete? Quello ve lo ricordate, no?
Ah, ok, vabbè, noi tre siamo, abbiamo 18 anni. Ok. Sì. Ok. Allora non so, io 20. 20? 17, 18, oh, siete tutti lì pronti al grande salto. Vai. Allora, io ho sentito fino adesso parlare di creatività, nel senso di sviluppare un'idea con alle spalle, diciamo, mettere in campo la propria creatività nel ruolo di un'azienda o roba del genere. Diciamo che un problema che mi viene in mente così, ad esempio un ragazzo che, non so, esce dalla scuola ad esempio e ha un'idea di un certo tipo, un'idea creativa che può avere un certo modo di successo. Una domanda che mi sorge così, in questo mondo così digitale dove l'opportunità ad esempio sulla rete o su varie aziende sono tante, di poter mettere in campo una propria idea, tipo più si ingrandisce la rete più si ingrandiscono le possibilità, tipo mi viene in mente l'app come se fosse il PDH, mi viene in mente ad esempio le fonti di finanziamento libera, tipo in questo periodo comincia a diffondersi crowdfunding ad esempio, che è, se non sbaglio, è un portale tipo Kickstarter, che è più famoso, dove uno pubblica la propria idea cercando finanziatori di qualsiasi tipo. Per un giovane che si ritrova ad esempio o da solo o con un piccolo gruppo a voler promuovere un'idea di un certo tipo, qual è la strada che, non dico tanto di tutelarsi, che possa dare di più strada spianata a un giovane o come detto un gruppo di giovani che ha un'idea e che vuole sviluppare? Allora, faccio qualche passo indietro. Cos'è una startup? Okay. È un'impresa. Cosa significa fare impresa? Significa essere imprenditori, per cui esiste un rischio imprenditoriale, ok? Dove? Variabile numero uno: non fai la startup per prendere il finanziamento. È una grandissima puttanata, scusami. Cioè, quando tu parti, non è che parti col presupposto che lo fai perché prenderai un finanziamento. Tu parti perché imprendi un'attività quando la sua famiglia ha creato l'azienda. Ovviamente aveva preso il finanziamento dalla banca, ci aveva quattro soldi messi via, ha intuito qualcosa, e ha incominciato, ci ha messo del suo. Poi ad un certo punto, per motivazioni che non conosco, parlo magari di altre aziende che magari conosco, per favorire la crescita eccetera eccetera, entra un fondo che consente di magari crescere più velocemente, approcciare i mercati eccetera eccetera. Ma non si parte col presupposto che faccio l'azienda perché devo avere qualcuno che me la finanzia. Deve essere un modello di business sostenibile e devo metterci del rischio e anche l'investimento personale, punto numero uno. Per cui mi chiedo, hai le caratteristiche di essere imprenditore te insieme agli altri? Perché questa è una domanda che uno si deve porre, punto numero uno. Punto numero due: perché l'innovazione deve passare necessariamente attraverso il creare qualcosa di nuovo? Cioè, se io dovessi affrontare il mondo il suo settore e dico, mi viene in mente una figata che poi in mente dico il settore lo innova, ma non conosco quel settore, come spesso e volentieri succede nel mondo di startup. Startup è il mondo del turismo, che esperienza hanno le persone che hanno avuto un'idea perché sono andati in viaggio, hanno sentito che c'era una necessità, hanno detto sviluppiamo un'app. Non conosco il settore, ma di cosa stiamo parlando? Allora, forse è meglio che si rivolgono a un player del mercato, insieme al player del mercato fanno lo sviluppo di un qualcosa di innovativo, perché magari quel player lì ha troppo impegnato nella quotidianità che non riesce a innovare, ma dall'esterno con qualcuno potrebbe innovare. Per cui uno dei consigli che io do, comunque, che siamo un paese Italia, non voglio parlare del territorio, ma il paese Italia, se vogliamo comunque rimanere sul nostro territorio, è che produce, con ancora tante capacità produttive, ok? Portiamo innovazione lì. Facciamo crescere innovazione. Spesso le aziende fanno fatica a far crescere innovazione dall'interno. Portiamola dall'esterno, ma basandoci su modelli, su realtà
su capacità esistenti. Non dobbiamo produrre necessariamente servizi a tutti i costi aggiuntivi rispetto a quelli che abbiamo oggi. Un Facebook è un servizio inutile, utile sotto certi aspetti, ma aleatorio. Ci sono milioni di settori e di aziende che avrebbero bisogno di innovazione. Perché non unire la capacità di visione di uno giovane che vede il mercato in maniera diversa rispetto a me, rispetto a lui, che abbiamo un vissuto diverso, lo vedete in maniera diversa, ovviamente lo vedete con occhi più corretti nell'evoluzione che può avere, però siete grezzi, cioè non avete ancora quella capacità effettivamente di poter far qualcosa che poi possa essersi applicato al mercato. Mettete a disposizione questa vostra capacità innovativa alle imprese. Le imprese, il talento lo porta in casa, però dimostrate di avere talento. E l'impresa poi lo può valorizzare, il talento. L'impresa può anche fare dei percorsi insieme a una persona talentuosa. Non è necessariamente detto che stare insieme tutta la vita solo sicuramente un dipendente. E questo è un aspetto. L'altro aspetto è, non esiste una strada, oggi poi in Italia, adesso vogliono dare tutti i finanziamenti, quando tu prendi anche 10-15 mila di finanziamento, che a te sembra una cifra enorme, ho preso 15 mila euro di finanziamento, non vai avanti niente, perché se incominci a valorizzare il tuo tempo e dei tuoi 3-4 soci, mettete se siete in 4, hai preso 15 mila euro di finanziamento, valorizzate il vostro tempo, nel giro di 2 mesi avete già esaurito. Quei soldi lì, dove siete andati? A nessuna parte. Cosa avete fatto? Niente. Per cui io, come vedete, ho messo una lunga lista dove c'è anche il lavoro, me lo creo, e va benissimo, ma per farlo bisogna avere le doti, un'idea ben strutturata e un'ottima visione di mercato, con una capacità poi di proposta commerciale, e sudare tanto. Sapere che per un anno, 2 anni lo stipendio non lo prenderai, per cui dovrai avere le condizioni di poter sopportare questa situazione, e poi tanta perseveranza e successo lo ottieni. E ovviamente spesso succede che parti da questa idea qua e arrivi che il tuo prodotto sarà qua, e ovviamente solo questo prodotto qua funziona. Se la tua idea è qua e continui a perseverare a battere quell'idea lì e non ascolti quello che ti succede intorno, sei destinato a fallimento. Non è un problema fallire, cioè nel senso che è un'esperienza anche fallimento. Non voglio dire la solita frase: in America non ti danno un finanziamento se non sei prima fallito almeno una volta. Ma il concetto che fallire consapevolmente, cioè analizzare poi i motivi del fallimento, ti porta ovviamente ad avere un'esperienza maggiore per non fare gli stessi errori la volta successiva, molto banalmente. Però io vorrei veramente evitare la falsa illusione che la startup sia il nuovo modello occupazionale. Anche perché, permettimi, l'università non insegnano a fare imprenditore, quasi niente. No, mi faccio senza soldi, senza capacità imprenditoriale, senza tutta una serie di meccanismi. Prego. Ha già detto tutto, però ecco, cerchiamo di togliersi un attimino da quello che è l'illusione. Oggi. Anche per un'impresa già esistente, quando ha un'idea come quella che posso avere avuto io nel corso dei miei anni, anche l'ultima che abbiamo avuto, finanziano perché sanno che dietro c'è qualcosa che rende, se no non mi davano neanche i soldi per iniziare. Questo bisogna dircelo, perché purtroppo viviamo in un paese in cui non si è investito sulla cultura, sull'università e su tutte queste cose. E quindi paghiamo oggi quello che è stato un errore, e soprattutto non guardiamo gli esempi da altre parti. Attenzione, oggi noi abbiamo splendide aziende che fanno sognare, la storia di Steve Jobs la sanno tutti, ma il signore Steve Jobs ha mangiato pane e cipolle tanti anni prima di arrivare dove è arrivato, e era in America. Voi sapete chi è stato il primo a vedere Steve Jobs, vero? Lo sanno tutti che la Apple poteva essere italiana, vero? Sì. Questi lo sanno in pochissimi, perché il primo imprenditore che ha visto Steve Jobs e gli ha dato anche dello straccione è quello che poi comprò l'Olivetti. Non ci ha creduto.
ha detto adesso è facile, come quelli che fanno 13 il lunedì, cioè il lunedì lo fanno tutti 13. Purtroppo, ecco, dovete pensare che dall'altra parte ci sono comunque persone che, come fai, e come oggi quando dicono alle aziende non danno i soldi, la famosa frase credit crunch, no? Che tutti vanno poi a cercare cosa vuol dire questo credit crunch. Le aziende non gli danno i soldi, se tu non rendi non te li danno. Ecco, questa cosa perché? Perché tu devi pensare che dall'altra parte c'è sempre un'altra azienda che fa come lavoro quello di prestare i soldi e deve anche guadagnarci. Quindi l'idea, io continuo a dire ai ragazzi, ma perché ci credo, ma lo direi anche ai miei figli, l'idea deve sempre rimanere tale, e come giustamente ha detto, che non diventi un mantra che uno vive tutta la vita con questa idea, ma io non l'ho mai realizzata e quindi non è detto. C'è sempre un momento in cui arriva e che tu la tiri fuori. Oggi è molto difficile, ma soprattutto non facciamoci illusioni. Quello che sembra tutto libero è in realtà tutto blindato. La musica, le tue passioni, i tuoi bisogni. Io sono un detrattore di Facebook. Per me è stato il male assoluto. Uno su Facebook scrive tutto, però quando esce per strada non dice mai buongiorno a quello che incontra. E io veramente questa cosa non la capirò mai. Cioè, voi scrivete tutto su Facebook, ma quando parlate col vostro coetaneo vi vergognate. In quel momento che si scrive tutto su Facebook, io azienda che produco gomma, vado da chi ha le chiavi di Facebook e dico: mi dici quanti hanno scritto che gli piace la gomma? Perché questo serve Facebook. È possibile che tutte le volte che voi cliccate su Google una qualsiasi cosa, sistematicamente nei 15 giorni successivi vi arriva una spam o una pubblicità di quella cosa che avete cercato? Io da uomo, ma che dico, figata, esatto. Cioè, non è che mi prego, cioè, va benissimo, perfetto, esatto. Quindi bellissimo, sappiate, strumento, cioè. Questo è per dirvi come il mondo è tutto chiuso e come ha detto giustamente lui, l'hanno creato e sono sempre in pochi. È chiaro che un'azienda come la mia, che tra le altre cose è su, io non sono entrato, l'unica, noi che abbiamo, la Cina è un'opportunità. Come si fa a vendere in Cina un prodotto? È arrivato questo Alibaba, nessuno sapeva chi era prima tranne chi va in Cina. Questo signore qua è stato valutato 73 miliardi di dollari, cioè i due americani insieme non riescono neanche a grattargli la schiena. Uno metto così. Questo, penso che la sua idea era semplicemente quella di creare la libertà ai suoi, e uscivano da 50 anni di chiusura, ha detto facciamo un virtual market, solo che il suo mercato è, per fortuna per lui, un settimo del mercato mondiale, sono 1,5 miliardi. Quindi ai giovani continuo a dire, ma perché lo dico anche a me stesso, perché ripeto, io oggi posso funzionare, domani può andarmi male, non per questo non continuo sulla mia strada. Io, quando mi è stato detto cosa vorresti fare, naturalmente quando sei in una famiglia di imprenditori vuoi fare imprenditore, poi quando, mi hanno fatto la stessa domanda quando ero un manager, oggi va molto di moda questa frase, siamo tutti manager, anche nel video c'era. Tutti arrivano, tutti quelli che arrivano dalla nostra azienda sono manager potenzialmente, ma un manager, anche se non è la sua l'azienda, deve considerarla come tale, e come tale l'imprenditore deve capire che questo manager, se trova un'altra opportunità, se ne va. E questo il fatto che non esiste più non solo il lavoro fisso, ma neanche il dipendente fisso, perché io purtroppo posso aver investito adesso su questo ragazzo, ma se mi dite di metterci la mano su fuoco che fra 10 anni lui non può andare perché un'azienda medicale lo chiama, gli dice vieni a fare la ricerca e sviluppo per me, un'azienda americana, io come faccio a competere? Quindi dobbiamo anche sapere che esiste la cosiddetta mobilità anche dei dipendenti. È chiaro, l'inizio è molto complicato, i
i sogni vanno comunque tenuti. I cassetti ce li abbiamo tutti, ci mettiamo dentro le nostre idee, la nostra voglia di fare, aspettiamo l'opportunità, perché se è una buona idea, comunque quando la tiri fuori va sempre bene. Non esiste un'idea vecchia. Oggi siamo tra l'altro in una zona che ha visto vari percorsi anche di aziendali. Ci sono aziende tessili che in un settore, il tessile, che ha avuto delle batoste incredibili negli ultimi anni, eppure ci sono aziende tessili che grazie all'idea, all'intuizione, all'innovazione sono comunque rimaste sul mercato. Magari fanno un altro tessile diverso dal tessile che ormai viene fatto in certi paesi. Il sapere anche cambiare le aziende. Io non cambierò mai la mia azienda, mi aiuteranno a cambiarla quelli che verranno nella mia azienda se continuerò a assumere. Non avrei mai fatto io il settore biomedicale se questo ragazzo non veniva da me e mi diceva: io ho questa idea, so che voi potete farla. A noi, chiaramente, non è che l'abbiamo pensata. Cioè, il fine è il mercato, il cliente, l'utile, il guadagno. Non lo facciamo per, da noi si dice, per la chiesa di Adro, anche perché ormai è ricchissima quella. Quindi lo fai anche per il tuo, per la tua. Quindi non è mai detto, chiaro, esci da scuola, c'hai l'idea, trovare, faccio subito imprenditore. Io voglio fare solo una domanda. Lui l'ha fatta e non mi avete risposto. Quanti di voi vorrebbero fare l'imprenditore? Potrebbe essere un'ambizione di qualcuno, potrebbe dipendere da tante cose, tipo la domanda è: quanti vorrebbero fare l'imprenditore? Cioè, c'è qualcuno che ha detto: io domani voglio fare l'imprenditore? Allora ve ne faccio un'altra: quanti di voi vorrebbero fare il direttore generale o il manager? Già due hanno risposto, quindi è già un fatto positivo. Quanti vorrebbero fare il dipendente a tempo determinato col posto fisso sicuro? Tutti. Questa è la risposta della la serata, è questa. Purtroppo c'è questo, c'è ancora molto l'aspirazione, ma ce l'aveva lui, ce l'avevamo anche, perché lui dice abbiamo la stessa età, quindi ce l'aveva lui, lui è il più giovane, quindi, però tutti hanno questa aspirazione. Purtroppo però le condizioni mondiali sono cambiate, quindi bisogna anche avere la prospettiva, secondo il mio punto di vista, di crescere. Ci sono persone che hanno fatto la segretaria, come la signora, prima in un'azienda, poi in uno studio, poi è diventata mamma, poi dopo 10 anni trova un posto di lavoro completamente diverso e si ricostruisce. Certo, le condizioni non sono più quelle di allora, però alla fine questo è. E questa è una fase importantissima. Non volevo disilluderti. Ok? Perché chiaramente. Sono afferrato il concetto, sì. C'è anche tutto un aspetto che oggi la rete offre, però tu di crowdfunding, perfetto, esistono tantissime piattaforme di crowdfunding, ma anche lì mercato competitivo pazzesco, ci sono progetti che ottengono anche il 1000% del valore messo come base per poter sviluppare il progetto, ma statisticamente la maggior parte non raggiunge e non raccoglie neanche il 10% del progetto, perché anche lì è un mercato competitivo. Cioè, io il segnale che vi voglio dare, e non è negativo, non è assolutamente negativo, è quello di: ci sono tantissime opportunità, l'autoimprenditorialità, l'innovazione, le nuove professioni, tutto, c'è tutto un filo conduttore. Viviamo in un'epoca altamente competitiva, punto. Mettiamoci in testa questo aspetto qua e lì bisogna giocare la partita. Voglio andare su piattaforme di crowdfunding, guarda quelli che hanno successo, vedi come si muovono in termini di comunicazione, vedi che tipologia di prodotto hanno normalmente, per cui capire la community, che cos'è che alla fine è, su quale oggetto, su quale argomento, su quale progetto viene stimolata. E poi, se tu hai un'idea o ti fai un'idea in quel settore lì e la sviluppi adeguatamente, puoi avere successo. È un'impresa, imprendere,
cioè anche quello è un'impresa, cioè il termine imprenditore, imprendere, impresa, cioè, hanno un significato a livello etimologico che è ben chiaro, ok? Per cui io, ripeto, a 29 anni ho cominciato a fare l'imprenditore, ok? A 44 anni sto decidendo di fare altre scelte imprenditoriali e malgrado ho un po' di esperienza alle spalle, faccio fatica a dormire la notte quando decidi di fare determinate scelte, che significa rimettersi in gioco, e ho esperienza alle spalle, ok? Posso immaginare quello che voglio togliere, l'illusione della semplicità, perché spesso e volentieri vedo troppa semplicità nel generare opportunità legate alle idee. Bellissimo, cioè uno ha una sua idea, veramente innamorati dell'idea, sviluppa, la porta avanti, però disposto a sacrifici enormi. Allora poi è successo, però esistono tanti altri mondi. Quello che voglio evitare è che venga percepito, come spesso e volentieri si trasmette, che l'autoimprenditorialità sia necessariamente l'unico sbocco occupazionale oggi presente. È una delle opportunità che uno ha in mano di governare. Punto. Da pubblico? Domande? Alberto? Vuoi fare domande da Alberto? Vuoi fare l'autoimprenditore anche tu? Vai, fatti. Allora, la mortalità è un grosso problema, infatti ne siamo consapevoli perché emerge dalle statistiche. Io posso esprimere quello che è il mio parere. Sicuramente ci sono tante le motivazioni, quindi è impossibile avere una risposta unica e concisa. Io però sono convinto che un grosso problema è il non avere quello che dicevo prima, cioè le idee chiare su che cosa piacerebbe fare. Cioè il motivo principale, almeno questa è la mia sensazione, è che in realtà uno affronta l'università convinto di ricevere determinate cose e poi scopre che in realtà l'università è una cosa completamente diversa, che costa fatica e quant'altro, e che poi non piace, e quindi la abbandona perché magari in realtà nel frattempo trova un lavoro, lo pagano e tutto, e quindi preferisce smettere e iniziare a lavorare. E io porto sempre l'esempio, vabbè, perché mi avvicino come attività, ma spesso a chi piace programmare, perché appunto è appassionato di informatica, sceglie di fare ingegneria elettronica piuttosto che informatica, convinto che l'informatica sia programmare. Poi va all'università e scopre che non esiste praticamente nessun corso dove ti insegnano a programmare. L'informatica è molto più simile alla matematica. Quindi buona parte dei problemi di mortalità, secondo me, sono anche legati al fatto che in realtà la scelta non è motivata da un voler arrivare a diventare qualcosa. Cioè, dopo tutto l'università è un mezzo per arrivare a diventare una certa figura dopo. Quindi se uno è ben convinto di voler arrivare a quel punto di arrivo, perché quello è diciamo il campo, la tipologia di lavoro che desidera, allora manda giù anche, sono circa una trentina gli esami che uno deve affrontare se fa tutto il percorso. Questi, quelli che uno troverà interessanti, sono veramente pochi. Ora, se gli argomenti sono di interesse, secondo me uno li affronta e li passa tutti, perché è spinto da questo desiderio di andare avanti e di raggiungere l'obiettivo. Se però in realtà la scelta era motivata da, appunto, vuoi perché ai genitori avrebbe fatto piacere, vuoi perché mi hanno detto che un domani trovo lavoro, anche se non mi piace tanto come materia, scelgo di farle e quant'altro, in realtà andare avanti è veramente dura. E quindi forse adesso che è un momento dove appunto c'è un po' di crisi occupazionale, magari uno tira avanti lo stesso perché in realtà non ha modo di avere altri sbocchi. Altrimenti secondo me si corre il rischio che uno smette prima e inizia a lavorare, perché in realtà non è appagato da quello che fa. Io ho avuto uno studente che mi ha fatto un conticino che alla fine, secondo me,
conto della serva, ma ho faticato a dargli torto, diciamo, da un punto di vista così pragmatico. Cioè, lui mi ha detto, beh, se mi va bene, io la media dice che, la statistica dice che in media ci vogliono 7 anni per laurearsi con la specialistica, quindi la 3 più 2 tipicamente diventa un 7 in media. Mi ha detto, ok, se io sono addirittura un fuorisede, i miei genitori devono spendere circa, se va bene, io sono moderato e parco nei consumi, 10.000 euro l'anno minimo, quindi vuol dire che devono investire per me 70.000 euro. Se viceversa io in questi 7 anni non studio ma vado a lavorare, ogni anno mettiamo anche che prendo solo 1.000 euro al mese, 10.000 euro l'anno, okay, io in questi 7 anni ne ho guadagnati 70.000, 80.000 tranquillamente facendo un normale lavoro che si trova. Li vado a sommare a quegli altri 70.000 che avrei dovuto altrimenti investire, sono 140-150.000 euro che sono una vita lavorativa per poterli recuperare. E messa così in realtà è anche un po' difficile dargli torto, i numeri sono quelli. Per quello che io avevo insistito, ripeto, io ovviamente ho una visione che è polarizzata dal fatto che lavoro all'interno dell'università e quindi io vedo certi tipi di problemi, problematiche imprenditoriali mi sono più lontane. Però ripeto, secondo me comunque è fondamentale il volersi sempre rinnovare, essere dinamici o quant'altro, vuol dire anche, cioè, richiede anche conoscersi molto bene, sapere che cosa effettivamente piace, ripeto, investire in quello. E quello che io vedo negli studenti con i quali mi capita di avere a che fare è che spesso questa cosa in realtà non c'è o emerge un po' tardi, in realtà non si sa che cosa piace. Io sono convinto che, appunto, Stefano fa quello che fa perché lo ama, probabilmente anche se non ci dorme la notte, ma in realtà non potrebbe farne a meno. E spesso, ripeto, secondo me la causa principale dell'abbandono precoce degli studi o quant'altro è dovuta a questo, perché in realtà non si è fatta la scelta appagante e poi la si paga in questi termini. Questo chiaramente è uno dei motivi, però forse è quello più importante. Per fortuna che non ti ha sentito mio figlio, perché sennò mio figlio mi avrebbe detto: allora papà, se io sto a casa, guardo il soffitto, a termine di 7 anni mi dai 70.000 euro? Allora no, meno male che non ti ha sentito. Mi fanno notare che sono le 23, ci sono i ragazzi che domani mattina devono andare a scuola, per cui credo che devo interrompere la sessione. Vorrei ringraziare la scuola Marzoni Falcone, giusto? Ho detto giusto? La mia memoria regge ancora, per la disponibilità e per aver consentito la realizzazione di questa serata. Spero che sia stato utile, che abbiate portato a casa qualche spunto, riflessione, qualche cosa che vi può essere utile nelle scelte che farete, ma soprattutto nel percorso, nel lungo percorso che avrete nel mondo del lavoro. Non abbiamo voluto insegnarvi niente, mi ha dato solo spunti. Prendete quello che reputate opportuno e tiratelo fuori dal cilindro di volta in volta. Grazie ad Alberto di questa opportunità, occasione che ha dato a tutti noi, anche da parte nostra, di poter anche sentire anche chi oggi si approccia al mondo del lavoro e che cos'è, che quali sono le aspirazioni o come lo vede. E ci vediamo domani mattina che ricominciano i lavori, e con me ci vedete domani pomeriggio. Ci vediamo domani pomeriggio.